Buongiorno carissimi, bentrovati in questo 25 aprile, oggi festa di San Marco Evangelista. Ovviamente il brano del Vangelo, come tutta la liturgia della parola, è presa dal lezionario dei Santi. Il brano del Vangelo ovviamente è tratto da Marco, siamo al capitolo 16, dal versetto 15 al versetto 20, siamo proprio nel finale. Quando Gesù appare agli 11 e li invia in tutto il mondo a predicare il Vangelo, la buona novella. Marco, che è stato prima discepolo di Paolo per poi diventare discepolo fedele di Pietro, redige questo Vangelo quindi come se fosse una testimonianza diretta della vita di Gesù dall'apostolo Pietro. E quindi questo viaggio, questo invio missionario degli undici in tutto il mondo, predicare la buona novella, il Vangelo, l'amore di Dio rivelato in Cristo Gesù nel suo mistero di passione, morte e risurrezione. Quali saranno i segni che accompagneranno quelli che credono? Nel mio nome scacceranno demoni. Quante volte ci è capitato anche a noi di aver potuto scacciare anche la tristezza e l'abbattimento dal cuore delle persone, di parlare lingue nuove, con la lingua della misericordia, nonostante il male ricevuto, la lingua dell'amore, della carità. Prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Quante volte ci è capitato di aver preso per le corna, diciamo, i problemi, le cose difficili, quei serpenti che insidiavano la nostra vita, quanto veleno gratuito abbiamo ricevuto, ma non ci ha distrutti. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Anche una pacca sulla spalla a un malato è quella guarigione del cuore, di non sentirsi da soli nel cammino della vita. E allora ecco che Gesù, ascendendo alla destra del Padre, consegna anche a noi questa missione di annunciare il suo Vangelo. Chissà se il nostro cuore è talmente infuocato per farlo. Infatti, nel versetto del Vangelo diciamo: noi annunciamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. La prima lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, siamo al capitolo 5, dal versetto 5 al versetto 14, e qui si parla appunto sia dell'amicizia che c'è tra Pietro e Marco, ma l'Apostolo ci invita a rivestirci tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quant'è vero, se il terreno è humus buono, se il terreno è buono, sa accogliere quel seme che produce frutto, rende tutto molto più prezioso, molto più fruttuoso. Bene, umiliarsi non significa non considerarsi, ma significa anche mettersi nell'atteggiamento dell'accoglienza. Perché il diavolo, come continua la lettura, come ruggente va in giro cercando chi divorare. Il diavolo è colui che ci vuole separare gli uni dagli altri, ma soprattutto con Dio. Bisogna resistere nella fede, saldi nella fede, e allora sì che non saremo male non ci soccomberà e quindi non ci distruggerà. Ecco allora, carissimi, facciamo nostre pure le parole del Salmo: canterò in eterno l'amore del Signore. Che sia bello per noi oggi poter cantare con questa giornata l'amore del Signore in eterno, per sempre. Bene, un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata, tanti auguri di buon onomastico a coloro che si chiamano Marco e anche coloro che portano i nomi composti con Marco, va bene? Buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.